Oggi ragazzi siamo qua per fare l'ennesimo scherzo epico a mia sorella Sara. Sì ragazzi, perché diciamo che non gli facevo uno scherzo da tipo tantissimo tempo. Saranno passate più di 3 settimane dall'ultimo scherzo. E voi potete dire, ma 3 settimane non è tantissimo tempo. Beh, in realtà per me 3 settimane è un'eternità. Perché io ragazzi sono il king degli scherzi e non posso far aspettare 3 settimane per il prossimo scherzo. Quindi raga, oggi siamo qua per fare appunto la nostra, diciamo, rivendetta. Che cavolo sto dicendo, la nostra rivendetta? Oggi siamo qua raga appunto per fargli l'ennesimo scherzo. E guardate un pochino cosa abbiamo da fare. L'avete anche già sicuramente letto dal titolo. Però ragazzi andremo a rubargli tutti i V-Bucks che appunto nel suo account di Fortnite. Guardate bene qua in alto a destra, lei ha 1350 V-Bucks. E voi direte, sì ma comunque sì, ha un po' di V-Bucks ma non ne ha tantissimi. Questo è anche vero raga, però tenete conto che lei ha 10 anni. E tenete conto che per avere lei 1000 V-Bucks ha chiesto a mio papà, ha fatto tutto un casino raga per averceli. E ora raga il fatto che gli vadano via subito sicuramente non gli va bene. Quindi ragazzi andiamo sul negozio oggetti. Guardate già, codice supportato nessuno. Raga, codice supportato ovviamente Zerbi. Codice supportato ovviamente Zerbi. Facciamo accetta. Quindi ragazzi dai, spero che abbiate capito come funziona il video. Mi raccomando, se vi piace lasciate un bel like. Cerchiamo di superare 10.000 like per un prossimo video di questo tipo. Ovviamente cosa importantissima, come avete visto prima, codice Zerbi nello shop. Visto che ogni giorno aggiungo una persona tra di voi e gli amici, tra quelli che utilizzano questo codice. E niente ragazzi, detto questo andiamo subitissimo in game. Anzi, voi vi chiederete perché in game? Ora lo vedete. Ok ragazzi, ci siamo in game, stiamo andando ovviamente a Borgo Bislacco. E appunto vi dicevo, perché dobbiamo andare in game? Perché voglio fare anche, diciamo, una sfida con me stesso. Ora appunto ve lo spiego. Ma la sveglia del telefono, vabbè. Praticamente, visto che sarebbe troppo cattivo farlo così subito senza niente, sapete cosa voglio fare? Ho appunto in mente di fare questa cosa, ragazzi. Se io farò la vittoria reale, non gli farò niente. Cosa molto improbabile. Se invece non la farò, sarò appunto costretto a shoppargli e a rubargli tutti i V-Bucks. Mamma mia, questo qua, raga, era veramente una pippa. Doppio headshot. Avete capito, raga, come funziona la cosa? Quindi sarà veramente molto divertente capire se appunto farò la win bill oppure no. Perché non esistono win normali, ci sono soltanto le win bill. E la cosa bella è che però comunque c'è più possibilità di vincere rispetto al mio account. Perché ora la gente che incontro è abbastanza scarsa. Quindi, ragazzi, sarà da divertirsi. Ragazzi, gente qui, ragazzi, gente qui. Ci conviene che pushiamo, anzi, lanciamo queste granate, va. Lanciamo in giro queste granate. Aspettate, raga, aspettate. Noi le lanciamo qui, speriamo che qualcuno la colpisca. A lanciarazzi, no. Raga, a lanciarazzi questa cosa non mi piace per niente, raga, vi giuro. Qua. Raga, qui ce n'è uno, eccolo qui, dovrebbe avere adesso, avere questo lanciarazzi. Dai, ok, morto, raga, morto. Però ce ne dovrebbe essere un altro. Lanciarazzi, ce lo prendiamo noi, veloce, prendiamo tutto. Raga, 2 kill, l'ho missato 67 volte questo, però l'abbiamo ucciso. Questo è l'importante. Aveva altre cose, no, queste qui sono tutte granate mie. Ok, raga, perfetto, aspettate, io me le posso riprendere. Buono, raga, buono, siamo messi abbastanza bene. Non abbiamo shield, però siamo messi bene. Raga, arriva un elicottero, non l'ho mai. Cioè, raga, ci credete che io non ho mai usato in vita mia un elicottero? Raga, un'altra persona qui, dai, muori. Ok, questo qui è molto semplice da killare. Però non aveva shield neanche questo. Raga, sono tutti senza shield bill. Ma come cavolo faccio io? Cioè, raga, a me, io ho 3 kill, ho fatto 26 fight, ma non ho ancora dello shield, è incredibile, eh? Intanto, raga, guardate una cosa figa, guardate i miei capelli. Avete notato che sta iniziando a ricrescere il nero, ci stanno iniziando a ricrescere i capelli neri. E sapete qual è la cosa strana? Che ho visto che tutti i parrucchieri sono tutti chiusi. Come cavolo faccio io, raga? Tutti i parrucchieri sono tutti completamente chiusi. Cioè, io non posso, per esempio, andare a ritingermi o qualcosa. Quindi raga, niente, avrò i capelli lunghissimi, però dobbiamo aspettare che passi sto corona. E secondo me sarà veramente un casino. Ora intanto noi peschiamo con calma, peschiamo. Oh, perfetto. Proprio quello che stavo cercando, raga, proprio quello che stavo cercando. Ora magari dai un altro pesciolino grande. Va bene anche questo, dai. Un altro pesciolino, vai. Perfetto, perfetto, raga, dai. La pozza ci ha portato abbastanza fortuna. Intanto ragazzi, diciamo che mi sono fatto un pochino prendere troppo la mano con questi pesci, direi. Perché guardate quanti ne ho, 6 pesci nell'inventario. 7, 8. No vabbè raga, è assurdo. Guardate quanti pesci ho, raga. Faccio la challenge di stare tutta la partita fuori safe. A questo punto ho 8 pesci. Cioè trovavo soltanto quelli. Incredibile. Vabbè. Oh, però a me adesso, raga, servono dei fight. A me adesso servono dei fight, perché io voglio vincere la partita. Quindi direi che sparo a questo elicottero che c'è qua. Dai elicottero, vieni. Raga, non so neanche se l'elicottero può sparare, eh. Raga, non so niente io dell'elicottero. Proprio non so proprio niente. Magari posso anche. Ok, l'ho colpito. Vai elicottero, raga. È anche difficile
difficile da guidare da quello che sto vedendo. Questi qui sono dei babbi a guidare. Altro elicottero qua dietro, ma è incredibile. Quanti cavolo di elicotteri ci sono, raga? No, voglio assolutamente provare a guidarlo. Voglio assolutamente, raga, provare a guidarlo. Comunque alla fine ci sta, 22 persone rimanenti. Tra kill, ma che cavolo è questo? Un razzo di un elicottero. Porca miseria, eccoli qua. Ah no, è un razzo di una barca. Vai, vai, raga, mi sta pushando, raga. Mi sta bill pushando, ragazzi. Mi sta bill pushando. Boom, 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 boom. Dai, vieni, dai, vieni. Ma c'è un altro che mi sta sparando da dietro. Raga, c'è un altro che mi spara. È pieno di gente. Eccolo lì. Ok, raga, massacrato. Ragazzi, massacrato. Aspettate, aspettate, aspettate. Razzo qua. Bang. Questo qui, raga, ha anche poca vita. Questo qui, raga, ha anche poca vita. Vai, vai, vai. Let's go. Altra kill bill fatta, raga. Altra kill bill fatta. Siamo a 5 kill bill. Perfetto, raga, perfetto. Perfetto. Eccolo qua davanti, eccolo qua davanti. Un altro. Devo assolutamente prendere gli scildini che aveva quest'altro qui, raga. Per forza. Ma quanta gente mi spara? Quanta gente mi sta sparando? Basta spararmi, basta sparbildarmi. La sveglia! La sveglia! Ma dai, ma tutti a me stanno sparando. Sembra una brutta situazione perché questo qui è qui. Dai, no, ho preso lui. Ok, ragazzi, sta salendo. Ok, ragazzi, sta salendo. Gli ho dato una bella botta. Bam! È qua, raga, è qui, ragazzi, è qua. Dai, let's go. Morto, 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 morto. Prendiamo gli scildini. Facciamoci velocemente. Raga, che situazione. 6 kill. Bill. C'è anche la safe. Beh, per la safe diciamo che non dovrei avere problemi, visto che ho 27 pesciolini piccoli. Però saliamo, raga, saliamo, saliamo, saliamo. Lui dovrebbe essere sopra in teoria in questo momento. Aspettate, ecco, esatto. Vai, vai. Ok, ma è caduto. Ma che cavolo ha fatto a cadere sto qua? Oh. Morto, Bill morto, Bill morto. Raga, let's go, ce l'abbiamo fatta, aspettate. Ora però ci dobbiamo fare assolutamente questi scildoni e poi ce ne dobbiamo andare. Scildoni, scildoni, veloci, 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 devo farmene due. Mamma mia, raga, che ansia, sta partita, siamo a 7 kill, Bill. Via, via, vai, vai, veloce. Mamma mia, raga, GG, bella, bella partita, però ora mi devo sbrigare a correre perché sennò non arrivo in safe, quindi sbrighiamoci. 7 kill, adesso vedete che crasha tutto e muoio. Vabbè, andrebbe anche bene, però. Oh, cavolo, raga, la safe è lontana, La safe è abbastanza lontana. E ora, ragazzi, toglierà anche due quando arriva. No, non ci posso credere. Devo assolutamente correre, ragazzi. Non mi posso fermare perché muoio. Non mi posso assolutamente fermare perché muoio. Devo sbrigarmi. E guardate dov'è quella dopo. Raga, cioè, e mi stanno prendendo in giro. Quella dopo è ancora più lontana di questa. Ma what? Vabbè, vabbè, ragazzi, io non ho parole. Quindi, ragazzi, ci conviene assolutamente correre. Dobbiamo proprio volare in safe. Anzi, però quasi quasi prima ci lottiamo qua sotto. Vediamo cosa c'è. Cassa. Eccone un altro lì, raga. Dai che lo colpiamo. 20 bianco, pochissimo. Vita, è bianco, raga, poca vita. Morto, ma quanto sono forte. Cioè, ma perché sono così forte soltanto sull'account di Sara? Dove cavolo ho lanciato il razzo? Oh cavolo, ce n'è uno qui davanti. Bill, kill, kill, Bill. Raga, uno qui, ragazzi, uno qua. Ragazzi, ce n'è uno qua, dobbiamo assolutamente pushare. Ma se io lanciassi qualche granata qua in giro, tipo così. Razzo. Preso. Oddio, quanto sono forte. Basta, basta, raga. Dopo questa sono il king di Lugano e mangio sempre al Burger King. Chi se la ricorda quella canzone? Buono, raga, anche questi pesciolini piccoli ci stanno un botto. Via, via, via. Anzi, uno. Però meglio che niente, dai. Un altro elicottero, raga. Un altro elicottero qua davanti a me. Vai, vai, elicottero, che adesso ti faccio cadere. Vieni qui. Raga, stiamo pushando questo qui davanti a me. Let's go. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Bam, bam. Mamma mia, raga, quanto è scarsa la gente. Quanto è scarsa la gente. Vai, prendiamoci questo, buono. Siamo rimasti, ragazzi, in 10 persone rimanenti, raga. 10 rimanenti. Ora jumpiamo, ce ne andiamo via. Andiamo in... Anzi, raga, proviamo a guidare l'elicottero. Ah no, l'elicottero, cavolo, è quasi esploso. Raga, faccio esplodere del tutto l'elicottero. Ok, raga, ora dovrebbe esplodere. Ok, esploso, let's go. Vai, raga, qua sotto, ragazzi, lui è qua sotto. Dai che ci muore, dai che ci muore. Let's go, raga, siamo 1v1. Ma non ci posso credere. Cioè, io ho shoppato l'account di mia sorella così a caso. Ma stiamo scherzando. Ci ho shoppato, ho la possibilità di fare e non lo faccio. Porca miseria! Sono contento che sono morto. Sono contento che sono morto. Quindi ora sapete cosa facciamo. Abbandoniamo e andiamo a shoppare. Quindi ragazzi, è arrivato il fatidico momento. Vediamo io che skin mi piacerebbe avere. Fatemi pensare. Una skin da 1200 che mi piacerebbe avere. Forse questa. No, però questa dai, troppo brutta. Una skin da 1200 che mi piacerebbe avere, eh? Forse questa qui. Questo, raga. No! Ho fatto acquista. Ho fatto acquista. No, raga. Ho fatto acquista. Annulla acquisto. Oddio, avevo fatto acquista. Non ci credo. Compralo come un regalo. E lo andiamo a regalare ovviamente a codice Zerbi. Dov'è codice Zerbi? No, non c'è codice Zerbi. Niente, raga, non trovo neanche codice Zerbi. Magari non ce l'ho neanche tra gli amici. Quindi faccio
compra come un regalo, la diamo esattamente a Antog24, che non so che cavolo sia. Continua e gli scriviamo. Facciamo invia, ragazzi, gli abbiamo inviato il regalo. Ok, una cosa l'abbiamo combinata. Ora quanti V-Bucks gli rimangono? Gli rimangono esattamente 550 V-Bucks. Con questi 500 cosa facciamo, raga? Dai, ci compriamo come un regalo questo. Lo diamo ad una persona a caso. Invia, gli inviamo questo regalo, ok? E ora quanti V-Bucks ci mancano ancora? 350, dai, glielo compriamo. Tanto per fare qualcosa, raga, glielo compriamo. Va bene, dai, 150 gli lasciamo tenere. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se è così, lasciate un bel like. Cerchiamo di superare i 10.000 like per un prossimo video di questo tipo. Ovviamente, cosa importantissima, codice Zerbi nello shop, visto che ogni giorno aggiungo una persona tra di voi, gli amici, tra quelli che utilizzano questo codice. Ci sarà tra pochissimo un contest epico su Instagram, quindi mi raccomando, seguitemi tutti, link sotto in descrizione. Attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. E niente, ragazzi, è tutto questo. Noi ci vediamo a un prossimo video. Bella, ragazzi, ciao! Oh, vabbè, dai.